Buongiorno, buon sabato mattina e benvenuti, bentornati e tornate a Chiedi alla Polvere. Ottavo episodio, ciò significa che sono 2 mesi, ben 8 sabato mattina, che ci ritroviamo per andare a togliere un po' di polvere ai nostri libri di casa. Questa idea è nata proprio durante la quarantena da Covid-19, e l'idea è proprio venuta nel momento in cui, quando tutto fuori era chiuso, dovevamo un po' gestire le nostre risorse domestiche e così anche i libri. A quel punto abbiamo invitato noi stessi e i nostri lettori, che ci hanno seguito fin dal primo momento nella nostra programmazione online, a fare un giro nelle nostre librerie di casa e a farsi attirare l'attenzione da uno dei titoli presenti sugli scaffali. E così abbiamo cominciato io personalmente, poi Lucilla Lucchese, e da allora abbiamo avuto una serie di ospiti e vi assicuriamo che abbiamo una programmazione che andrà avanti a lungo tempo, perché molti di voi hanno l'occasione e la volontà e la curiosità di mettersi in gioco e di raccontare i propri libri di questo momento. Allora, io volentieri chiamo sul palco Lucilla Lucchese, che ogni sabato mattina insieme con me, ciao Lucilla, Buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno, che insieme ciao, con me buongiorno. si propone e condivide queste letture che i nostri ospiti ci andranno a ricordare. Spesso sono libri che abbiamo già letto e quindi che per noi hanno un significato particolare. Altre volte sono libri che invece stanno lì e che aspettano di essere scoperti per la prima volta. Dunque, Lucilla, passo immediatamente a te la parola per introdurci al nostro ospite di questa mattina. Buongiorno a tutti. Allora, noi oggi con piacere ospitiamo sul nostro palco Filippo Golia. Filippo Golia è, Buongiorno, eccolo qui. ciao. Ciao Filippo, Ciao. è un caro amico della libreria. Filippo è un giornalista, inviato speciale del TG2 Rai. È un uomo molto legato, io direi, anche alle lettere, alla poesia in particolare. Non so, Filippo, se ti ricordi, ma io e Filippo ci siamo conosciuti all'uscita di una scuola perché io ho avuto il coraggio di chiedere una foto a questo signore, cioè Filippo, che aveva nel taschino della giacca Io credo che fosse un Chandra libro di Livia Chandra Livia Candiani, Candiani, La bambina pugile. che poi Chandra Livia Candiani, che poi ho visto dal vivo nella vostra libreria un anno dopo, credo, sì, Esatto, e non meravigliosa. solo, poi Filippo è stato, mi pare nel 2018 proprio, ospite invece da noi in libreria insieme a Marco Petrella per presentare un libro, No, no, diciamo. in realtà prestavamo un libro Sì. che ancora deve nascere, un libro di disegni di Marco Petrella e poesie di Richard Brautigan, che Quello, vedrà la esatto. luce l'inverno prossimo. Noi Ah, avevamo ok. iniziato questo reading di Sì, poesie accompagnato dai disegni, che esatto. diventerà un libro. Già esistono le Ah, bozze, le poesie ok. di Richard No, perché Brautigan io accompagnate avevo dai. questo Sì, piccolo lavoro che diciamo che quello è Marco il germe, aveva fatto. Quello era il germe, sì, perché poi Richard Brautigan era stato coinvolto dai Beatles, no? Dall'etichetta alternativa dei Beatles per sì. scrivere. Però diciamo che mentre Vabbè, non presentavamo questo svegliamo. libretto di Marco, ne nasceva un altro. Ok, e poi Filippo si è anche cimentato, diciamo, nella scrittura, perché sempre nel 2018, se non sbaglio. Ecco, io ce l'ho qui, Ah, che perché bello, ovviamente credo. Filippo, me lo aveva donato. C'era 49 volte un paese, ecco, non so se si Sì, legge sono bene.
Sono 49... 49 favole caustiche su un paese che non funziona. Poi non vogliamo dire che sia esattamente l'Italia, ma sono 49 favolette caustiche su un paese dove in un modo o nell'altro tutto alla fine va storto. Così, era il mio modo di raccontare l'Italia. Io come giornalista mi occupo di esteri, di altri paesi, allora volevo trovare un modo di raccontare il mio, ma senza fare un'inchiesta, o così, con le favole. E tornando invece all'aspetto di Filippo legato appunto al giornalismo e quindi all'essere inviato, che poi sarà un aspetto importante nell'incontro di oggi, Filippo, scusami, voglio solo ricordare due cosine, e cioè che Filippo ha curato almeno tre dossier per TG2 Rai, se non sbaglio, la strada di Jan, in memoria di Jan Palach. Sì, questi diciamo sono i più recenti. I più recenti, ovviamente. Poi hai fatto Tripoli sotto assedio. No, questo per dare l'idea del fatto che appunto Filippo normalmente è fuori casa, ecco, diciamo questo. Poi per concludere, recentissimo, l'Italia della pandemia, che è stato anche un esperimento per Filippo, in quanto a differenza delle altre interviste, degli altri dossier, è un dossier che documenta questo momento particolare solo, diciamo, per immagini, no? Immagini e parole non mie, insomma, facendo parlare le persone, tra cui anche voi, insomma. Lo so, infatti. Senti, soffermandoci adesso sul termine inviato, io ti chiederei di svelarci cosa hai scoperto nella tua libreria. Allora, io sono andato a levare un po' di polvere, veramente molta polvere, da questo volume, che vedete qua, che è anche scomponibile purtroppo, però insomma, è anche ricomponibile. E ho provato a sistemarlo con dello scotch, ma il risultato, oddio, qua non è, il risultato non è stato eccellente. E, è un volume che non so neanche bene da dove arrivi nella mia libreria, perché nella mia libreria confluiscono varie librerie, quella di mio nonno, quella del nonno di Gabriella, quella di un vicino di casa che un giorno si liberò di tanti libri e ne lasciò molti a me, e quelli che ho trovato sulle bancarelle, ma credo che questo non venga da una bancarella, deve venire da una biblioteca precedente, da una libreria precedente, forse di mio nonno o del nonno di mia moglie. E l'inviato speciale è la traduzione italiana del titolo. In inglese questo libro si chiama Scoop, e ho deciso di leggerlo in questo momento, proprio per il momento particolare in cui ci trovavamo, e ho deciso di leggerlo dopo anche molte reticenze, molte indecisioni sul fatto di leggerlo. È un libro che viene da molto lontano nella mia vita, addirittura dai primi anni del 2000, e da un giornalista che si chiama Giulio Colavolpe, un quirinalista che frequentava proprio la redazione di TG2 Dossier, di cui parlavamo prima, e che adesso è in pensione, e che era uno di questi giornalisti di grande cultura, ma soprattutto di grande cultura britannica, quindi amava molto la letteratura inglese, e amava molto Samuel Johnson, James Boswell, Il diario di Pepys. Un libro mi sono compiaciuto di farglielo scoprire io, 84 Charing Cross di Ellen Huff, che è il racconto dell'epistolario tra una lettrice e una libreria di Londra. È un libro molto inglese, molto britannico, che io gli feci scoprire, mentre lui voleva farmi scoprire, e assolutamente voleva che io leggessi, l'inviato speciale di Evelyn Waugh, di cui mi vantava l'estro, l'umorismo, la capacità di satira e tutte queste peculiarità molto, molto vicine a un dato spirito inglese. Devo far capire meglio chi era Giulio Colavolpe, perché Giulio Colavolpe è anzi una persona straordinaria e molto votata all'umorismo e al divertimento. Pensate che quando io ero ancora fidanzato con mia moglie e lui, Giulio, veniva a leggere le lettere che io le scrivevo in redazione, mi correggeva, diceva: no, qua guarda, è meglio che le scrivi. Meraviglioso. Un giorno
Un giorno andammo con mia moglie al cinema a vedere un film di Tim Burton, Big Fish, non uno dei migliori, già un Tim Burton un po' declinante, però un film carino, divertente, e nel cinema alle nostre spalle c'era un pazzo che rideva tantissimo per ogni battuta del film, per ogni spunto. Scoppiavano queste risate fragorose e noi un po' guardavamo il film, un po' ci chiedevamo chi fosse il pazzo alle nostre spalle, finché il film non finì, io mi voltai e alle mie spalle c'era Giulio Colavolpe che rideva come un pazzo e che appunto conobbi in quell'occasione mia moglie. E insomma, quindi questo libro viene da lì. Perché non leggi L'inviato speciale di Evelyn Waugh? E perché non lo leggevo? Non lo leggevo perché mi sembrava di essere già a posto con gli scrittori britannici di inizio secolo. In fondo la mia grande passione è Graham Greene, che è un po' un simmetrico opposto di Evelyn Waugh. Hanno proprio delle biografie parallele, Evelyn Waugh e Graham Greene, entrambi giornalisti, entrambi all'occorrenza, ma come tutti gli uomini di una certa rilevanza inglesi che girano il mondo, informatori del servizio segreto di Sua Maestà, entrambi scrittori naturalmente, entrambi convertiti al cattolicesimo, quindi con questa situazione un po' da De Racine inglese che ha a disposizione tutto il mondo, ma poi si sente spesato e quindi avevano trovato una nuova casa nel cattolicesimo romano. Entrambi avevano tentato un suicidio da piccoli, da giovani, e però Evelyn Waugh aveva rinunciato ad annegarsi perché aveva paura delle meduse. E diciamo, uno comunista, Graham Greene, l'altro reazionario e anche molto di destra, anche un po' filo, molto di destra, Evelyn Waugh, e forse anche questo mi aveva un po' trattenuto dal leggerlo. Quindi io, come dire, per quanto riguardava lo spirito inglese di inizio secolo, stavo abbastanza bene con il mio Graham Greene, e per quanto riguardava l'umorismo e il divertimento, beh, forse di umorismo e satira di marchio britannico mi bastava Woodhouse, e quindi alla fine me lo guardavo sempre questo libro e non me lo leggevo mai. Solo che poi è arrivata la pandemia e anche per me è cambiata un po' la vita, come per tutti naturalmente, e per me è cambiata nel senso che all'improvviso ho smesso di partire. Io ho passato una vita negli ultimi 15 anni, 10 anni, muovendomi continuamente a Cuba, in Francia, in Afghanistan, in Libia, e chi più ne ha più ne metta, a volte anche con un pizzico di rammarico, perché poi quando ci si è abituati a partire e si è passato quel primo momento di entusiasmo, si iniziano ad apprezzare gli elementi più ruvidi di questa vita, il fatto di dover avere sempre la valigia sotto il letto, di non essere con la propria famiglia, di finire in posti dove magari non si sta benissimo, si mangia male, non perché si sia costretti a mangiare il cibo locale, anzi, ma perché magari l'unica cosa aperta nelle vicinanze è un Kentucky Fried Chicken e per 15-20 giorni si va avanti a Kentucky Fried Chicken. E però tutto questo all'improvviso mi è venuto a mancare, e quando mi è venuto a mancare mi sono reso conto che mi mancava, che insomma non era così facile da un giorno all'altro stare senza più partire. Allora sono andato a cercare nella libreria e ho detto che questo era il momento giusto per l'inviato speciale, anche perché Giulio mi aveva garantito che dentro l'inviato speciale c'è tutta la vita dei giornalisti, e anche qua io ero un po' scettico, mi dicevo, ma sì, i giornalisti del Novecento, inglesi, insomma, sarà tutta un'altra cosa e così. Non ho letto questo volume che ho qua perché era troppo malmesso, ho deciso di scaricare una versione digitale, ho anche deciso di leggerlo in inglese perché l'umorismo inglese non sempre è perfettamente traducibile e lo vedremo. Comunque, il succo di tutto è che con mia grande sorpresa io ho scoperto che in questo libro c'è il giornalismo di oggi, fatto come viene fatto da noi, che veniamo abbondantemente presi in giro, come se questo libro fosse stato scritto ieri in una delle mie ultime trasferte. E questo mi ha stupito non poco. Comunque, vediamo di raccontare un poco la trama. Il protagonista di questo libro, il protagonista dovrebbe essere un giornalista, John Courtney Booth, che alla tenera età di 25 anni ha già scritto molti libri, è già una star, ha scritto libri
che vanno da una biografia di Rimbaud a tempo sprecato, modesta descrizione dei mesi sconvolgenti passati tra gli indiani della Patagonia. E John Courtney Booth, per liberarsi, diciamo, di una fidanzata un po' troppo opprimente e che gli sta un po' troppo alle calcagna, decide che è il momento di partire per il luogo di una grande crisi internazionale, che è Ismaelia, dove si svolge una guerra civile, poi in realtà sarebbe l'Abissinia, Eritrea ed Etiopia. E per fare questo però ha bisogno, come dire, di un'introduzione al mondo del giornalismo, ha bisogno di qualcuno che l'aiuti, e va da una sua amica, Miss Stitch, che è la moglie di un ministro, aspettando che lei possa introdurlo al grande editore Lord Copper, che è l'editore del giornale Daily Beast. I due giornali che si alternano in questo libro sono il Daily Beast, la bestia quotidiana, e il Daily Brute, il bruto quotidiano, giusto per far capire un po'. Già ci introduce nel clima del libro. Sì. Miss Stitch, che è questa donna influente, quando lui la va a trovare si presenta come una specie di Dea Kali, perché, vediamo, scusate, traduco un po' all'impronta dall'inglese, ma ecco come ci appare Miss Stitch. La sua segretaria, Miss Holloway, sedeva a fianco a lei e le passava la corrispondenza. Con una mano Miss Stitch stava firmando assegni, con l'altra aveva il telefono all'orecchio, con il quale al momento stava dettando alcuni dettagli sui costumi per il suo balletto caritatevole. Un giovane uomo elegante in cima a una scala stava dipingendo sul soffitto delle rovine degli antichi castelli. Josephine, la straordinaria figlia di 8 anni di Miss Stitch, era là sul pavimento che traduceva la sua versione quotidiana di Virgilio. E la domestica di Miss Stitch le stava leggendo le definizioni delle parole crociate con cui Miss Stitch era alle prese fino dalle 7 del mattino. Ora, questa Miss Stitch avrà il compito di andare a soffiare all'orecchio dell'editore Lord Copper il nome di John Courtney Booth. E già questa cosa è molto realistica, nel senso che nonostante John Courtney Booth sia un autore affermato, ha bisogno, per così dire, di una, non proprio di una raccomandazione, ma ha bisogno che il suo nome circoli e arrivi alle orecchie giuste. E chi meglio di una lady, di una dama introdotta ai migliori ambienti della società per farlo? E quindi Miss Stitch va a dire a Lord Copper che ci sarebbe un uomo perfetto, un inviato perfetto per andare a Ismaelia, John Courtney Booth. Lord Copper registra l'informazione, chiama il suo capo editore del desk di esteri e gli butta là che ha trovato l'inviato speciale per la grave crisi in Ismaelia e che deve rivolgersi a Mr. Booth. Il caso vuole che il giornale Daily Beast, la bestia quotidiana, abbia già un Booth che scrive qualcosa per il giornale e che questo Booth sia non proprio un bifolco, sia l'erede di una rovinata dinastia di campagna inglese, che ha una rubrica sul Daily Beast che si chiama Terra Rigogliosa. È un signore, un ragazzo che non ha mai messo piede a Londra, non si è mai allontanato dalla sua magione, che si chiama Booth Magna, dove è circondato da parenti strani e un po' bizzarri, non abbia mai fatto altro che scrivere per il giornale Terra Rigogliosa. Ora, vuole il caso che questo Booth, William Booth, nella sua ultima rubrica Terra Rigogliosa abbia non fatto un errore, ma abbia dato un articolo del tutto sbagliato. Perché? Perché lui ha scritto un articolo sulle abitudini del tasso. Però la sua cugina dispettosa ha cambiato su tutto l'articolo la parola tasso con la parola colimbo crestato, che è un uccello. E l'articolo è andato in stampa così, e William Booth se ne è reso conto quando già era in stampa. Quindi William Booth in questo momento è terrorizzato e atterrito, perché si aspetta come minimo una reprimenda da parte del giornale e anche di essere licenziato. E proprio mentre lui si consuma, si prepara a questa sonora sgridata per il colimbo crestato, arriva la lettera che lo convoca immediatamente a Londra per andare a parlare con l'editore capo, Lord Copper, una cosa che non si era mai sentita né vista. Insomma, William Booth si prepara al peggio, però a volte è anche combattivo. Per esempio si dice,
nella sua testa, è pronto a combattere, è già pronto ad andare là e dire: Lord Copper, nessuno può darmi del bugiardo, il colimbo crestato va in letargo, glielo garantisco. Insomma, lui con questo spirito si reca a Londra, negli uffici del Daily Beast. Anche il redattore capo che lo ha chiamato è un po' a disagio, perché non conosce questo William Booth, e quindi si è un po', come dire, preparato, non ha mai avuto a che fare con una persona che viene dalla campagna, e quindi si è un po' preparato cosa potrebbe dirgli per rompere il ghiaccio. Poi del resto William Booth è la persona scelta da Lord Copper, quindi sarà sicuramente una persona di qualità eccelse con cui bisognerà fare buona figura. E ha chiesto in giro di cosa si parla con le persone che vengono dalla campagna, e gli hanno detto che con le persone che vengono dalla campagna di solito si parla di barbabietole, Mangelwurzel. Però gli hanno detto anche di non usare la parola Mangelwurzel, che è un po' troppo complicata, ma di chiamarle roots, le barbabietole. E quindi quando arriva nell'ufficio William Booth, Mr. Salter, il caporedattore, ha questa frase pronta, che è abbastanza formidabile, è pronto a partire con: How are your roots, Booth? Come vanno le barbabietole, signor Booth? Solo che gli esce male. E allora esordisce con: How are your boots, Ruth? Come vanno gli stivali, signor Barbabietola? Ora, tradotto non è perfetto, però come esordio, di fronte a una persona che aspetta di essere licenziata, questo come vanno i suoi stivali, signor Barbabietola? Poi, allora, il clima è gelido, non si riesce a rompere facilmente. Subito dopo il Mr. Salter prova a recuperare chiedendogli come va la caccia alle volpi, ma William Booth non ha mai fatto la caccia alle volpi. E invece William Booth da un po' rompe lui il ghiaccio e dice: ma non dovevamo parlare del colimbo crestato in realtà? E niente, in tutto questo invece lui deve partire per la crisi internazionale di Ismaelia. E gli viene detto chiaramente che non ci sono santi, lui non tornerà a Butmagna quella sera, lui il giorno dopo partirà per Ismaelia, viene condotto in una specie di negozio di provviste per inviati, assomiglia un po' ai negozi di Boy Scout, dove compra cose assurde perché non sa cosa comprare, quindi compra una canoa montabile, una cucina da campo, un tavolo operatorio montabile con tutto il necessario per eventuali interventi. E poi si avvia a partire per Ismaelia con questo aereo. C'è anche un momento molto lirico, perché William Booth in quel momento sta realizzando uno dei sogni segreti della sua vita. Sì, sta per prendere un aereo che non aveva mai preso, e quindi, seguito da questo bagaglio immenso che si è procurato, si avvia a prendere questo aereo, solo che poi nel capitolo dopo lo ritroviamo di nuovo, anche con un certo sconcerto, negli uffici del Daily Beast. A Londra l'aereo è partito e beh sì, per andare a Ismaelia ci voleva il passaporto naturalmente, e quindi deve procurarsi il passaporto, non è partito alla fine, non solo, deve procurarsi il visto, e qua già comincia ad assomigliare alla nostra professione, che a volte veniamo, esatto, infatti t'avrei fatto questa domanda, Filippo, non si sa bene il visto, come si ottiene, chi ce l'ha, quindi deve procurarsi il visto. Ma di più, in Ismaelia c'è una guerra civile tra due fazioni, quindi ci sono due consolati, quindi deve procurarsi due visti. Ma lui fa l'errore di procurarsi prima il visto dei ribelli, quindi quando poi si reca al consolato governativo, per così dire, il suo passaporto con sopra il visto dei ribelli viene immediatamente bruciato, quindi deve riprocurarsi il passaporto, ma insomma, alla fine, con un po' di giorni di ritardo e una discreta irritazione di Lord Copper, parte e arriva in Ismaelia, e qua davvero diventa, da semplicemente un libro umoristico, diventa un libro che racconta davvero la nostra professione. Anche perché lui arriva ad Ismaelia e niente, ad Ismaelia non succede nulla, non c'è nulla. Il primo collega che incontra gli dice: sì, certo, tu vuoi andare al fronte, tutti vorremmo andare al fronte, ma il fronte è lontano, non lo si può raggiungere, e si sta in questa città, Jacksonburg, che è la capitale di Ismaelia, dove appunto tutto è ipercontrollato e dove non si può fare nulla. Non solo, entro poche ore l'hotel dove si trova si popola in maniera incredibile di giornalisti, appunto, che dormono l'uno sull'altro, si trova chiuso in un hotel in una città ipercontrollata dove non si può fare nulla, il fronte è lontano, in mezzo a qualcosa come 300-400 giornalisti tutti ammonticchiati l'uno sull'altro. Ecco, questa è assolutamente la situazione in cui ci si trova nella 90% delle crisi internazionali. Io mi ricordo
in Libano, ho aspettato una settimana il visto per la Siria e stavamo là in questo albergo pieno di giornalisti, non si poteva fare nulla. Vabbè, tu vuoi chiedermi qualcosa? Sì, volevo fare una domanda. Il libro nella sua versione originale si intitola Scoop. Sì, ci arriveremo. Arriviamoci adesso. Arriviamoci adesso perché sta proprio per di fronte all'immobilità, al nulla, alla situazione che non offre, diciamo che lui cercava. L'inghippo è che a un certo punto, uno dei grandi giornalisti presenti fa lui un piccolo scoop, cioè riesce a intervistare il capo dei ribelli e quindi si reca in una città che si chiama Laku, che poi significherebbe in nessun posto, ma è complicato spiegarlo, e tutti i giornalisti attirati da questo scoop partono per nessun posto, per Laku, in blocco, e anche questa è molto realistica come cosa, partono tutti tranne William Booth, che è il brocco, che resta là nella città di Jacksonburg, e tutti quanti, tutta la massa dei giornalisti nel loro viaggio verso nessun posto, verso Laku, rimarranno impantanati e si perderanno, e lui, il brocco, che è l'unico che resta a Jacksonburg, si troverà ad assistere al colpo di Stato e a tutto quello che poi succede veramente, quindi sarà l'unico giornalista. Quindi dopo aver spedito una decina di articoli in cui parlava solo del tempo che migliorava così, facendo venire un fegato gigantesco al caporedattore e tutto quanto, finalmente si troverà ad assistere a tutto quanto, ma proprio per giunta si trova anche quello che noi chiamiamo un producer, cioè una persona ben agganciata, che è una tedesca spiantata, che però ha come qualità di essere amica del barbiere, del generale Jackson, che è il presidente, essere conoscente della signora che stira in casa del governatore, e quindi attraverso questa tedesca spiantata che ha queste strane relazioni, ma che a volte sono proprio quelle che permettono davvero di andare avanti nel nostro lavoro, riuscirà ad avere una certa quantità di informazioni e insomma alla fine sarà lui che farà gli scoop più importanti. C'è da dire che William Booth alla fine è davvero un bravo giornalista, nella maniera in cui diceva Capuscisti, questo mestiere non è adatto ai cinici, perché è puro, è candido. Cioè è un imbranato, ma è candido, quindi è pronto a recepire. Gli altri oramai sono rodati, sono diventati cinici, sono diventati sprezzanti, ambiziosi, sono entrati in un meccanismo, e lui invece, essendo candido, essendo puro, alla fine è il buon giornalista, quello pronto a recepire, quello che veramente poi, quando è il momento, assorbe. Senti Filippo, rispetto alla tua narrazione che è così entusiasta, così piena di dettagli, già ci viene assolutamente fuori la caratteristica, la personalità, no, di questo autore, che rappresenta sicuramente una delle punte massime della scrittura umoristica e satirica inglese degli inizi del Novecento, sicuramente in buona compagnia, ma è un autore erudito, colto, che lo raccontavi tu stesso, anche citando il testo in tua traduzione, è sicuramente capace di rendere la molteplicità attraverso dei nonsense, attraverso delle parole inventate, no? E questo clima così fervido, così bizzarro, che è anche quello che ti appartiene. E com'è andata per te la lettura durante questi giorni? Che cosa ti ha restituito questo libro? Ti ha fatto ritrovare, ti ha fatto prendere le distanze, ti ha fatto sentire nostalgia dei tuoi spostamenti? No, lo stesso scrittore era uno che ha viaggiato tantissimo, quindi sicuramente avrà saputo riportare in maniera fedele le sensazioni che nella lontananza si possono provare rispetto al proprio paese. Era assolutamente come, due o tre cose mi ha fatto ritrovare, un po' era come essere là, era come essere in una di queste situazioni, perché ripeto, il nostro lavoro è un po' impregnato di un umorismo involontario, noi passiamo allegramente da un disastro all'altro, nostro, non dei luoghi che visitiamo, i passaporti persi, a lui gli viene bruciato, i piccoli incidenti, il bagaglio dimenticato, il doversi arrangiare, la telecamera che non funziona nel momento in cui finalmente sei arrivato a intervistare quello che volevi intervistare, il pezzetto che manca per trasmettere,
il nostro è un lavoro involontariamente umoristico e quindi questo l'ho ritrovato molto. E poi, avendolo letto in inglese, naturalmente con l'aiuto ogni tanto della traduzione, perché c'è molto gergo e tutto quanto, ho ritrovato anche questo gusto lessicale inglese per il nonsense, per lo scherzo, per il gioco, insomma. Poi vabbè, io non so, mi sa che il tempo è finito, perché sennò leggerei anche un brano del libro. Guarda, ti possiamo concedere un piccolo brano, in questo caso è proprio quello che ti rappresenta più in questo momento, quindi lo leggiamo con piacere. Il brano che leggo è una descrizione di Ismaelia, cioè perché Ismaelia era in questa crisi, sono un paio di paginette, e quindi fa la storia di quando era stato insediato un americano di colore al governo di Ismaelia. Eh? Considera che poi ho una domandina da farti. Va bene. Allora, vedrete quanto questa situazione assomiglia alla situazione di molti paesi che conosciamo. Allora, un pio vecchio di colore, chiamato Samuel Smile Jackson, dell'Alabama, era stato insediato in qualità di presidente a Ismaelia, scelta la cui avvedutezza sembrò confermata dalla storia, perché 40 anni più tardi un Rathbone Jackson manteneva la carica del nonno, essendo succeduto a suo padre Pankhurst, mentre i posti di comando erano tenuti dai signori Garnet Jackson, Mander Jackson, Huxley Jackson, suo zio e suoi fratelli, e dalla signora Tini Atoll, nata Jackson, sua zia. Così radicato era l'affetto che la Repubblica portava alla famiglia che le elezioni generali erano conosciute sotto il nome di Jackson Ngomas, dovunque e comunque fossero tenute. Queste, in base alla Costituzione, dovevano essere quinquennali, ma da quando in pratica si era visto che la difficoltà delle comunicazioni impediva agli elettori di votare simultaneamente, si era affermata la consuetudine che gli uffici elettorali e i candidati Jackson visitassero a turno le varie regioni della Repubblica quando era possibile accedervi e invitassero al loro accampamento i capi dei dintorni per un banchetto che durava 6 giorni. Dopodiché gli stupefatti aborigeni registravano i loro voti con la solenne e segreta procedura disposta dalla Costituzione. Vabbè, insomma, fondamentalmente qua si capisce che tutto è Jackson in questo paese, la città si chiama Jacksonville, e però grazie a questo regime liberale e progressivo si può dire che in un certo senso la Repubblica avesse prosperato. È vero che la capitale, Jacksonburg, si estese oltre misura, i suoi viali e le capanne si affollarono di indigenti indigeni, mentre le regioni vicine si spopolarono, così che il generale Jackson era costretto a muoversi prima del tempo e compiere delle marce molto più lunghe per esigere le tasse. E vabbè, poi sarà uno di questi Jackson, fondamentalmente, che però è un parente lontano e che ha un ruolo troppo basso, a spaccare il paese e a provocare la guerra civile. Una domanda. Cosa tu lo consiglieresti? Consiglieresti questa lettura a chi intraprende, diciamo, la professione di giornalista, di inviato? Assolutamente, questo qua è un manuale di giornalismo, veramente. Questo è un manuale di giornalismo al contrario, è un manuale sugli incidenti e i guai del giornalismo, però forse partire dagli incidenti e dai guai è una buona lezione, direi. Okay. Lo consiglierei in inglese. In inglese? Grazie. Giustamente, un inviato, il minimo. Allora, grazie Filippo. Grazie a voi. Noi ti salutiamo, ci lasci veramente con un sorriso sulle labbra, perché la scoperta di questa tua lettura, almeno per quanto mi riguarda, poi non so Silvia, mi ha divertito, mi ha fatto sorridere molto ed è stato un piacere. Mi è piaciuto oggi molto anche il tuo noi. Modo entusiastico. Dimmi Silvia. No, dico, mi è piaciuta molto anche questa sua ricchezza, no, di dettaglio, e il suo entusiasmo, la sua verve, no, che è lo specchio che questo libro abbia fatto eco dentro di lui, dentro di te. Sì, interessante. Beh, Filippo è un grande narratore, prima di tutto. Ringrazio per l'occasione. Allora, buon sabato a tutti. Ciao, buon sabato. E prima di chiudere il nostro buon format, sabato. Vi ricordo di andare sempre a guardare cosa combiniamo, cosa facciamo sulle nostre 3 pagine Facebook, L'altra città Roma, L'altra città Young, L'altra città Legge, e sul nostro canale YouTube. Un buon sabato a tutti.
Buon sabato. Ciao, ciao, grazie. Now I go cleaning windows to earn an honest bob. For a nosy parker it's an interesting job. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, honeymooning couples too. You should see them bill and coo. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. The blushing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have his job than mine. When I'm cleaning windows, the chambermaid, sweet names I call. It's a wonder I don't fall. My mind's not on my work at all. When I'm cleaning windows, I know a fella such a swell. He has a thirst that's plain to tell. I've seen him drink his bath as well. When I'm cleaning windows, oh, in my profession, I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. Pajamas lying side by side. Ladies' nighties I have spied. I've often seen what goes inside. When I'm cleaning windows.